pratico che vi riassume tutte le proposte che la mostra quest'anno vuole fare. Io vorrei mettere in evidenza solo alcuni aspetti. Quest'anno, diciamo così, il peso specifico maggiore è sul cinema italiano. Spesso la mostra è stata accusata di esterofilia, di pescare film in tutte le parti più lontane del mondo, per cui era sempre costoso far venire i registi perché stavano a Manila o stavano a Tokyo o compagnia bella. Quest'anno invece sarà una mostra più partecipata dal punto di vista appunto dell'Italia, molto partecipata in parte, e in piccola parte anche da parte della Germania. E cercheremo appunto di mettere in evidenza, proprio perché il DNA della mostra è sempre stato quello di cercare di tirar fuori diciamo così, gli elementi di novità all'interno della macchina cinema, cercheremo appunto di proseguire questa nostra mission, che è quella di individuare delle tipologie di cinema che rappresentano il futuro. Da ciò la proposta di mettere al centro del programma della mostra il cosiddetto documentario. Un secondo elemento fondamentale è quello di pensare anche alla mostra, al cinema, al festival di cinema, non solo come un luogo solo e unicamente dove si mostrano dei film. Da quest'anno, ed è un aspetto che cercheremo nei limiti del possibile di aumentare nel futuro, è quello di rendere il festival non tanto un mercato, perché come talvolta accade in alcune occasioni, che non è proprio nel nostro DNA, ma quanto di farlo una struttura in cui il cinema, oltre che vederlo, lo si possa anche imparare a fare. Da ciò l'idea di realizzare quest'anno due workshop all'interno della mostra, uno dedicato all'animazione di un regista giovane, Simone Massi, che tra l'altro appunto è marchigiano, nato vicino a Pesaro, che ha vinto il Davide Donatello per il suo ultimo documentario, il suo film breve, quindi un workshop pratico riguardante l'animazione, il modo con cui si fa l'animazione, che è a persona, perché ogni animatore è è come un pittore in qualche maniera. E il secondo workshop coordinato da Gianfranco Pannone, che mi sembra di aver visto in sala, eccolo là, permetterà a una serie di iscritti, mi sembra siano 18, la realizzazione di un piccolo film durante i giorni della mostra, che verrà presentato nella giornata finale del festival. Quindi, diciamo, ripensare il festival, come dicevo, anche in funzione di quelle che sono delle esigenze, come all'università l'esigenza fondamentale, quella non è più tanto soprattutto cinefile e critica, ma anche quella di imparare a usare la macchina, e la macchina si è molto semplificata. Anche noi abbiamo pensato di realizzare concretamente durante il festival delle iniziative. Inoltre Vito Zagarrio, che è il curatore dell'evento speciale dedicato a Nanni Moretti, e non, come è scritto qui nella cartella stampa in maniera sbagliata, Giovanni Spagnoletti, realizzerà durante il festival un documentario sui documentaristi. Quindi quest'anno avremo molti ospiti che verranno a presentare i loro film. Quasi tutti i film che presentiamo dedicati al documentario, e in particolare a un settore preciso, perché il documentario è un mare magnum,
solo l'anno scorso sono stati realizzati 500 e passa documentari in Italia tra cortometraggi e lungometraggi, quindi noi avevamo necessità di restringere al massimo il campo, l'abbiamo fatto, focalizzando il discorso sull'Italia allo specchio, cioè sul documentario sociale, termine che sembra ad alcuni molto brutto, è molto old fashioned, ma come dire, che individua quelli che sono alcuni dei momenti della trasformazione del nostro paese negli ultimi 5 anni. Abbiamo evitato di fare i documentari ad persona, ma quindi non ci sono i tanti documentari che si sarebbero potuti vedere su Berlusconi, e abbiamo pensato di realizzare, diciamo così, questa rassegna mirandola, focalizzandola sui problemi, quindi dalla scuola, la disoccupazione, l'emigrazione, il terremoto, sempre, purtroppo sempre attuale, e dicendo, in modo tale che a partire da questi temi abbiamo scelto uno, massimo due film riguardanti uno di questi argomenti per far capire le trasformazioni dell'Italia in questo momento. Un altro, il mio rimpianto è che col materiale che ho visionato e con gli amici che mi hanno dato una mano, che mi hanno suggerito dei titoli, e via dicendo, tra cui Maurizio Di Renzo, Luca Mosso e tanti altri, avrei potuto fare una rassegna 4-5 volte più grande di quella che possiamo presentare a Pesaro. Purtroppo il festival è diventato, per ragioni economiche, molto piccolo rispetto solo agli anni all'inizio della mia carriera, quando nel 2000 ho cominciato questa rassegna, ma penso che ciò non toglia nulla al fatto che Pesaro diventerà un luogo di discussione, non solo contenutistica ma anche stilistica, riguardante il documentario italiano. Un punto importante per, come dire, aiutare un fenomeno che è in grandissima crescita da anni. Devo dire ancora, devo ringraziare ancora riguardo all'Italia alcune distribuzioni italiane che ci hanno dato una mano, la BIM, per quello che riguarda il film di apertura del festival, che è Barbara, che ha vinto l'Orso d'Argento al Festival di Berlino e che prosegue quel discorso sul manifesto di Oberhausen 50 anni fa, mezzo secolo dal manifesto di Oberhausen, dalla nascita del nuovo cinema tedesco, per mostrare la continuità tra quella generazione e la nuova generazione, e con 4 programmi che potete vedere nella cartella stampa. Dicevo, la BIM ringrazio molto, e la Kitchen Film che ci ha fornito uno dei film del concorso, film bosniaco, The Children of Sarajevo. Inoltre, per la prima volta, devo dire, il concorso del Festival di Pesaro ha un film che io avevo messo in concorso anni fa, Primavera in Kurdistan, di Stefano Savona, uno dei più importanti documentaristi italiani, ma era un puro documentario. Il film invece che mostriamo, l'unico film, il primo film italiano che presentiamo, Un consiglio a Dio di Sandro Dionisio con Nice Marchionni, per la prima volta, come dire, fa capolino nel concorso del festival, prodotto da Gianluca Arcopinto. Ringrazio Arcopinto, Sandro Dionisio che ho visto in sala, per questa partecipazione. Sicuramente mi sono dimenticato tantissime altre cose, ma il tempo stringe e quindi passo la parola a Vito Zagarrio per parlare dell'evento speciale di Prego.